Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento di TRG Plus che ci porta a Gubbio, dove venerdì scorso si è tenuto un convegno organizzato da due importanti associazioni ugubine, l'ADE, l'Associazione dei Diabetici Ugubini, e l'AIC, l'Associazione Ugubina per la lotta contro il cancro, che parlava di stili di vita ed alimentazione, ovvero affrontava il tema di come il cibo, ciò che mangiamo, possa influire o meno su delle malattie specifiche, in particolare il diabete, ma anche il cancro, e su come una buona alimentazione possa essere un deterrente e quindi in qualche modo fare prevenzione proprio per l'insorgere di queste malattie. Se ne è parlato con importanti personalità del mondo della medicina e del panorama scientifico che hanno affrontato la questione cibo-malattia da punti di vista diversi, e poi è anche stato presentato un progetto che l'ADE ha realizzato insieme all'Università dei Sapori di Perugia, finalizzato a formare degli chef in particolare di 14 ristoranti ugubini, nel preparare piatti che siano diabeticamente corretti. Che cosa vuol dire? Dei piatti che possono essere anche gustati in piena tranquillità da un paziente diabetico, che dunque può comunque andare al ristorante senza troppo sentirsi in colpa. Il progetto si chiama Chef for Diabetic Food e ne abbiamo parlato proprio con la referente dell'Università dei Sapori di Perugia. Vi lascio prima le interviste con tre professori che hanno affrontato il tema proprio di cibo e salute, quindi alimentazione e malattia, e poi con la presidente dell'ADE Paola Palazzari e la presidente dell'Università dei Sapori di Perugia, che hanno illustrato il progetto di formazione degli chef eugubini. Oggi qui si parla del connubio, o meglio ancora la relazione tra il cibo, quindi la corretta alimentazione per anche la prevenzione, ma anche la cura, insomma, di una malattia come quella del diabete. Ecco, oggi quanta attenzione c'è tra i pazienti che lei incontra proprio al cibo, ad una tavola sana per stare sani? Parliamo di diabete tipo 2, diabete dell'adulto naturalmente, perché l'altro diabete, quello dei bambini o tipo 1, nulla o poco a che fare con l'alimentazione. Il diabete tipo 2 è circa il 95% di tutti i casi di diabete, quindi è numericamente molto importante e prevalente. Si calcola che in Italia ci sono fra i 3 e i 5 milioni di pazienti. In Umbria purtroppo sono fra i 50 e 60 mila pazienti. L'alimentazione è molto importante, oggi c'è un abuso del cibo, l'introito calorico giornaliero medio è eccessivo e questo è legato alla civiltà del benessere, alla propaganda dei media, vedi la televisione piena di programmi come si cucina, i biscottini, le pappine, i vari intingoli, come si dice, e manca una educazione alimentare a scuola, che dovrebbe esserci dalle elementari alle medie. Mancano dei programmi governativi ed educativi sull'alimentazione, e poi l'altra cosa dolente è l'attività fisica, che è sempre meno presente perché gli spazi dove praticarla diminuiscono, perché tutto viene urbanizzato e cementificato, l'automobile e le macchine in genere, i motori, riducono la fatica muscolare, e questo il connubio veramente brutto è eccesso di introito calorico e ridotta attività fisica. Oggi parlerò del microbioma. Il microbioma è una massa di batteri contenuti nel lume gastroenterico. Fino a 2 anni fa noi pensavamo che nell'intestino ci fossero 2 mg di microbi, in realtà ce ne sono dai 2 ai 4 kg, e la massa di DNA biologico è 100 volte superiore a noi.
e quindi dal punto di vista fisiopatologico questo ha un'importanza enorme, perché gli individui che tendono a crescere di peso hanno dei microbi che digeriscono i cibi di scarto e quindi più facilmente aumentano di peso. Questo è il punto di vista nuovo, perché sarà possibile con dei batteri preparati, selezionati, curare una malattia che non si cura, che è l'obesità. Questa è la cosa nuova di oggi, quindi l'obesità e il diabete. Quindi il microbioma è l'argomento, è la più grande scoperta degli ultimi 4 anni, assieme ai farmaci che curano l'epatite C. Quindi sono le due più grandi scoperte degli ultimi anni. L'alimentazione è uno dei fattori più importanti nel determinismo del cancro, e la prevenzione, facendo appunto un'alimentazione buona, nel senso che noi intendiamo una dieta mediterranea vera e propria, ma quella povera, quella di un po' di anni fa, non quella di oggi, ricca di creme, di elaborati, di preparati, diciamo, che trascurano la originalità e la primarietà di alcune qualità di alimento. E quindi è molto importante l'alimentazione. Direi che l'obesità è uno dei fattori, insieme al fumo di sigarette, è uno dei fattori di rischio più importanti. L'obesità in senso globale, diciamo. Poi è importante che l'alimentazione sia di un certo tipo, che appunto comprenda alimenti naturali, abbondanza di frutta, verdura, poca carne rossa, eccetera. Però è l'obesità di per sé che costituisce un fattore di rischio sia per le cardiopatie, sia per il diabete, sia per i tumori. L'ADE da tempo fa lavoro proprio di prevenzione, cioè la buona alimentazione come prevenzione per la malattia diabetica. Avete portato avanti anche un progetto con l'Università dei Sapori di Perugia, che poi sentiremo, proprio relativo alla educazione alimentare non solo del fruitore, ma anche di chi porta in tavola i piatti. Che cos'è questo progetto? Esattamente, questo era proprio un sogno che avevamo, di formare dei cuochi, perché poi sai, a casa puoi anche gestirti da sola, però se esci, che ti dà piacere uscire ogni tanto, non devo avere la preoccupazione di stare male una settimana perché ho mangiato cose che magari a un diabetico fa male. Allora abbiamo organizzato questo progetto, che poi dopo la dottoressa Anna Rita Fioroni, il presidente dell'Università dei Sapori spiegherà. Abbiamo portato avanti questo progetto perché comunque anche chi va al ristorante si senta libero di mangiare senza dover spiegare che ha una malattia, senza dover spiegare quale patologia ha. E poi, insomma, alla fine di questo corso, dove sono stati istruiti questi cuochi che hanno partecipato volentieri, abbiamo visto che poi è un'alimentazione che va bene per tutti, non solo per chi ha una patologia particolare. Abbiamo insegnato agli chef del territorio del Leogubino che cosa significa poter coniugare i due aspetti, quindi utilizzare ricette che sono tipiche, tradizionali, che sono gustose e che riconoscibili appunto dalla clientela locale, nazionale, internazionale, per la loro tipicità, ma allo stesso tempo anche farlo con attenzione rispetto alle patologie legate all'alimentazione, in questo caso il diabete. Ed è stato anche individuato un marchio che deve essere un po' un punto di riferimento per un'esperienza che può essere ripetuta nel tempo, con riferimento anche ad altre patologie, perché no, legate all'alimentazione. Un marchio che identifica in particolare appunto quelle strutture ristorative in cui si fa attenzione a coniugare il binomio cucina e salute, in cui cioè gli utenti, i consumatori potranno trovare ricette che possono rispondere alle particolari esigenze legate alle loro patologie alimentari.